Masci, il controllo adesso da parte di Lainer. Lainer per Henrik, il rilancio di Henrik, buono per Lainer. Lainer che se ne può andare via sulla destra, attenzione, sbanda la difesa dell'Atalanta. Lainer se ne fila in area di rigore, l'uscita di Musso, il tocco, il tiro, rete. Il vantaggio della Lipsia con Kunku. Accelerazione e difesa dell'Atalanta che si è fatta sorprendere al 17esimo. Kunku porta in avvantaggio Lipsia, Atalanta 0, Lipsia 1. Però qui davvero tutto bello, l'azione di Laime, però davvero ha fatto 60 metri senza che nessuno andasse a chiudere, tutto troppo facile, è arrivato dentro l'area di rigore, la palla all'indietro e chiaramente un Kunku da quella posizione non poteva sbagliare. Qui veramente i difensori dell'Atalanta, vedi anche in questo caso Demiral è andato solo verso la porta, doveva andare a chiudere, troppo davvero un errore non da Atalanta, è vero che puoi prendere delle ripartenze, ma questo era un lancio lungo praticamente dalla difesa, si sono fatti sorprendere molto male qui l'Atalanta che trova uno 0-1 che fa male in questo momento della partita. È perché lì porta la nostra destra, vediamo se Musso che all'andata ha parato un rigore ma non a lui, ad Andres Silva, vediamo se si ripeterà Musso e darà questa iniezione di fiducia alla formazione atalantina. La rincorsa di Nkunku, parte con il destro, il tiro, gol, ce l'aveva intuita Musso, il gol di Nkunku, 2-0 al 41esimo. Adesso è scalare l'Everest a mani nude. Purtroppo sì, ha calciato molto bene, è vero l'altezza dove il portiere di solito può arrivarci, per ora ben angolato. Questo ragazzo oggi insomma ha fatto vedere tutte le sue qualità, anche qui ripeto è andato a prendersi un rigore, molto bravo nella giocata, nell'essere rapido, anticipare Musso, e l'Atalanta adesso deve fare un miracolo quasi impossibile come hai detto te. Tre minuti ci sarà una